In manette un commercialista fiorentino che aveva uno studio anche a San Giovanni Valdarno con aziende attive nel campo della ristorazione, sottratti al fisco oltre 8 milioni di euro, 26 in tutto gli indagati. Paventato stop alla bretella Coste Casello, l'opera che eviterebbe il ponte Mocarini e fluidificherebbe il traffico. Le associazioni di categoria insorgono, opera fondamentale, imprenditori e lavoratori esausti dalle code in orario uscita aziende. Si terrà alla Fortezza d'Abbasso a Firenze dal 18 al 20 ottobre prossimi la seconda edizione di Fiera Didattica Italia. Presente anche il Valdarno alla fiera con l'Isis di San Giovanni. Dalla regione in Toscana gli incidenti stradali diminuiscono meno rispetto al resto delle regioni italiane. A lanciare l'allarme il Movimento 5 Stelle in regione, che afferma come tutto questo abbia costi per la collettività enormi. 53.000 famiglie toscane sono in stato di povertà assoluta, lo dice uno studio commissionato dal Consiglio regionale a IRPET. I dati presentati in un convegno, proprio le famiglie più povere sono quelle maggiormente a rischio usura. Pet therapy per infermieri e medici dell'hospice dell'ospedale di Arezzo, il reparto dove ci sono pazienti nel fine vita. Gli amici a quattro zampe serviranno per abbattere lo stress e tenere alto l'umore agli operatori sanitari in un reparto delicato.